Ciao a tutti, come avete capito davanti a voi, recensisco dei giocattoli sempre di Mattel, identica a quella di Planes, ma questa volta sono le macchinine da corsa del film Cars 2. Cars 2 è lo spin-off di Cars Motori Ruggenti, uscito nel 2011, è un film della Pixar. Quindi iniziamo con la recensione. Questo ovviamente lo conoscete, ma chi non lo sa, lui è Saetta McQueen, versione come posso dire? Hudson Hornet Piston Cup, perché come potete vedere sul suo cofano c'è la Piston Cup up taggata Hudson Hornet, che aveva vinto prima dell'inizio del film, non so se vi ricordate. Guardate la sua espressione, mi piace davvero molto. Mi piace molto la sua affiancata perché è una setta, anzi un fulmine, infiammato. Sopra c'è il suo 95. Sotto, qui c'è scritto Alino World Grand Prix, perché partecipa al World Grand Prix con l'Alino, un nuovo carburante. Qui c'è il suo 95 con all'interno una bandiera dall'America, questo è il retro, questo è il suo spoiler e qui nella mia le due punte sono leggermente piegate, soprattutto questa, è un difetto, mi pare che sia un difetto di fabbrica. Questo è l'altro lato, è identico, le sue ruote si possono girare, quindi vuole andare così. E c'è scritto Lie Here, non so se riuscite a vedere Lie Here. Qui la mia manca un po' di colore rosso, ma niente di che, è un difetto di fabbrica. Qui c'è il suo nome, non so se si riesce a vedere. Ha i suoi fari dipinti però. Mi sono dimenticata di dirvi che Saetta McQueen è il mio personaggio preferito di Cars. Questo è Francesco Bernoulli, italiano. Qui c'è il suo numero, il numero 1, al centro c'è una bandiera dell'Italia. Per il resto, beh, è una Formula 1 con i colori dell'Italia. Le sue ruote, come potete vedere, c'è scritto Rotelli Tires, pasta potenza. Qui c'è scritto il suo nome, Francesco. Scritto un po' male. Questo è il retro. Questo è l'altro lato. Ciao! Questo è Lewis Hamilton, lui è tutto nero con delle righe gialle, qui c'è il suo numero, cioè numero 2, e all'interno mi sembra una bandiera strana, da una parte c'è una bandiera inglese e l'altra non so che cosa sia questa bandiera, scrivetelo nei commenti, vi prego, aiutatemi. Questo è il retro. Questo è Jeff Corvette, lui è invece tutto giallo, sulla sua fiancata c'è la bandiera degli Stati Uniti, il numero 24. Questo è il retro, lo spoiler è scolpito veramente bene, proprio come nel film. Attenti quando ci giocate a non farli cadere troppo perché altrimenti perdono un po' di vernice d'oro, come tra l'altro è successo a me. Quindi quando ci giocate state molto attenti. Questa è Carla Veloso, da Brasile. Lei è il numero 8. Per il resto i colori del Brasile che è verde,
blu con del partner brasiliano giallo. Questo è il retro. Ed è l'unica auto da corsa a essere una ragazza. Questo è Shuto Doroki dal Giappone. Lui invece è il numero 7. Questo è il davanti. Per il resto ha delle è tutto bianco con delle, pare delle fiamme, non so cosa sia, rosse. Questo è il retro. Questo è sotto. Anche lui ha i fari, ma anche l'ho dipinti, quindi non si accenderanno mai. Questo invece è Miguel Camino, spagnolo, viene dalla Spagna. Lui è il numero 5. Sul suo cofano c'è una specie di scudo che si vede anche nella bandiera spagnola. Il retro è fatto davvero bene. Anche il suo spoiler è tutto rosso. Questo è l'altro lato, e lui invece è colorato giallo scuro, arancione e rosso. Questo è Nigel Gresley dall'Inghilterra. Lui invece è tutto verde scuro. Lui è il numero 9. Qui ha delle righe gialle, scuro. Questo è il suo cofano, qui c'è una bandiera inglese. E guardate il suo spoiler. È fatto molto bene. Questo è Max Chanel dalla Germania, lui invece è il numero 4. Sul davanti c'è scritto WTCL, non so che cosa vuol dire, boh. Per il resto, beh, è colorato viola con delle parti gialle, rosse e nere che dovrebbero rappresentare la bandiera tedesca. E per finire c'è Rousseau, francese. Lui invece è il numero 4. Qui c'è scritto GRC, non so neanche qui che cosa vuol dire. Qui gli hanno addirittura scolpito i tubi di scappamento, mi pare siano. Per il resto, beh, ha i colori tipici dalla Francia, che sono blu chiaro, leggermente chiaro, blu scuro, bianco e rosso. Questa è l'ultima macchina di CAS che questa era la mia recensione delle macchine di CAS 2 di Mattel. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi piace, lasciate un bel mi piace. E ciao ciao!